Ora passo la parola all'onorevole Franco Picarone, assessore al bilancio della Regione Campania. Buongiorno a tutti, ovviamente sono contento di essere qua e mi scuso con tutti per il ritardo. C'è stato un incidente, credo, sull'autostrada, qui si è bloccato per un quarto d'ora. Quello che mi viene subito da dire è che sono d'accordo in toto con le parole dell'assessore all'ambiente del Comune di Serre, Marta Pizzarelli, mi pare che si chiami. Queste cose non sono più scontate, avere un ambiente con queste caratteristiche non è più scontato. Siamo in tempi di cambiamenti climatici, in tempi in cui la natura arretra in maniera paurosa. Anch'io appartengo a una generazione che ho vissuto negli anni 70, per me le lucciole erano una cosa normale. Il mio ambiente, habitat, era quello della Valle del Lirno, ne parlavo prima con lui, e per me era normale, cioè a maggio questi scenari che vengono ripresi con grande maestria e con grande difficoltà dal fotografo Massimo Guglielcino, che ha fatto veramente un grande lavoro, erano sotto i nostri occhi, ed era la normalità. Io infatti vedendole non mi ha fatto effetto. Però poi ripensandoci ho pensato tutti gli anni che sono passati e per quanti anni queste cose non le ho viste più. Noi abbiamo con tutti gli additivi, pesticidi eccetera sterminato gli insetti che poi nella catena alimentare rappresentano un elemento che dà la vita a noi, cioè dà la vita a tutti gli esseri umani. Vivere questa situazione qui e preservarla significa utilizzare tutti quanti gli strumenti. Faceva riferimento l'assessore al nostro bando PSB, Borghi Salute e Benessere, insomma, è un tentativo di mettere assieme più realtà che oggi stentano a difendere la propria comunità perché sono spopolate, prive di risorse, prive di strumenti, per lavorare su una serie di terreni. Uno di quelli più importanti è proprio l'ambiente. E poi c'è un altro strumento che dobbiamo usare, soprattutto qui che abbiamo il SELE e il contratto di fiume. È un lavoro che abbiamo avviato come modello sperimentale come Regione Campania. Io sono relatore della legge sui contratti di fiume. Sommariamente, per chi non conosce la materia, il contratto di fiume si occupa di due questioni fondamentali: la tutela della qualità delle acque e il contrasto al dissesto idrogeologico. Ovviamente sono due elementi estremamente connessi ai temi che discutiamo questa mattina, perché tutelare la qualità delle acque significa poi fare un lavoro enorme sull'insieme delle cose che riguardano la tutela dell'ambiente e quindi mantenere anche questi indicatori di cui parliamo questa mattina. E chiaramente non significa fare delle opere faraoniche sui fiumi, anzi, per esempio in tutta questi filmati che abbiamo visto, che il contrasto veniva fuori un po' da queste paleoliche che magari hanno avuto anche un impatto non soltanto visivamente brutto rispetto e di contrasto rispetto all'ambiente, ma avranno anche inciso sulla biodiversità faunistica, sugli uccelli in particolare. Anche qui bisogna cercare di intervenire e fare qualcosa. Non se ne parlava quando era presidente l'attuale sindaco Antonio Priscione di Contursi, del fatto che bisogna salvaguardare soprattutto sulle sponde dei fiumi anche questo aspetto rispetto a chi ha progetti di immissione di pale eoliche. Sono tanti gli aspetti da valutare. Il contratto di fiume consente degli strumenti, sono strumenti da dare ai comuni che costringono i comuni ad agire in maniera
concertata insieme con una cabina di regia, con un'idea strategica di tutela del territorio, e i protagonisti sono quelli che sono i soggetti istituzionali pubblici e privati del territorio, quindi una programmazione dal basso che parte da questa sensibilità ambientale e che può utilizzare questo strumento che poi attinge ai programmi di spesa, quelli dei fondi europei, quelli dei fondi sviluppo e coesione. Abbiamo il discorso sul blocco dei fondi sviluppo e coesione che tanto servono per la salvaguardia rispetto al dissesto, rispetto alla qualità dell'ambiente, e sono però gli strumenti che ti danno la progettualità e diciamo quelle che la traduzione delle idee in progetti che possono mobilitare le risorse e salvaguardare l'ambiente. Quindi oggi c'è questa sensibilità. Qui siamo in un posto che è un paradiso terrestre. Abbiamo la Lontra che diciamo, è il principale posto, potete ammirare. Elemento, è il principale elemento di diciamo che segna questa biodiversità, e quindi a livello faunistico è l'elemento principale che mi pare che è segno positivo che si stia ripopolando, stia accrescendo la propria presenza. Questo è segno che l'ambiente migliora. Migliori, e ci sono anche tante altre specie, sia florovivaistiche, non solo faunistiche. Insomma, c'è tutto quello che serve per fare di questo posto, per conservare, soprattutto perché noi dobbiamo conservarlo, perché il nostro obiettivo non deve essere che dobbiamo antropizzarlo e con una presenza umana eccessiva e con un turismo di massa, cioè deve essere un turismo esperienziale. Dobbiamo valorizzare i sentieri, dobbiamo utilizzare tutti quegli strumenti che ci consentono di preservare per i nostri figli un mondo migliore. Diciamoci la verità, se quello della nostra generazione non hanno fatto un grande lavoro, cioè noi speriamo invece, e sono convinto che i nostri figli abbiano sensibilità molto più, diciamo, rispetto ai temi ambientali, sono molto più coscienti della necessità di lavorare per migliorare e preservare la natura, e da questo punto di vista noi dobbiamo approntare gli strumenti per loro, per cercare di rimediare a tutti quelli che sono i guasti che sono stati fatti, che sono notevoli, fermo restando che la società è una società complicata che si tiene assieme con grande difficoltà, perché da una parte dobbiamo crescere per garantire il reddito ai nostri cittadini, e quindi senza crescita l'economia si accartoccia su se stessa, non c'è lavoro, c'è spopolamento, c'è, e dall'altra parte però la crescita significa molto spesso un consumo eccessivo di energia, significa diciamo ferire l'ambiente, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio per una crescita ecosostenibile che secondo molti analisti può dare più sviluppo e lavoro, se veramente ci si convince della necessità di non fare più passi indietro, ma di lavorare in questa direzione. Con il bando Corbi si può fare un altro lavoro importante per ripopolare i nostri territori. Dobbiamo insistere in questa direzione e lavorare per fare anche iniziative come quelle di questa mattina, che è vero che non hanno, come è stato detto quando è stato fatto l'esempio del rapporto tra religione e fede, però io credo che tutto quello che fa cultura a livello ambiente sia sempre positivo, perché prendere coscienza di quello che è il mondo che ci circonda, della necessità di migliorarlo, è sempre un fatto importante. Quindi benvengono tutte le iniziative in questa direzione. Un saluto a tutti gli amministratori presenti, a tutti gli ospiti di questa bellissima giornata, e speriamo che vi possiate deliziare con i prodotti biologici del territorio, che non possono non essere biologici, con tutta questa biodiversità. Della Campania è inutile parlare, perché la Campania diciamo, è la regione che ha più prodotti agricoli tipici, che non sono diciamo sempre biologici o naturali, però
questo vi dà la misura della nostra biodiversità. Abbiamo un territorio con centinaia di chilometri di costa, con pianura, con collina, montagna, con agricolture diverse, pianeggianti, collinari, di contesto, per cui c'è veramente tanto in questa regione. Abbiamo una ricchezza credo che non abbia nessuna regione d'Italia, siamo i primi quanto anche rispetto ai prodotti agricoli tipici, ma primi anche per quanto riguarda le caratterizzazioni, le eccellenze agroalimentari che sono connesse a questo patrimonio floro vivaistico, floro faunistico unico secondo me nel nostro paese. Quindi possiamo andare orgogliosi e dobbiamo cercare soltanto di interrompere i processi degenerativi e migliorare il contesto. Grazie. Grazie a Donato e alla sua associazione per questo convegno. Grazie. Grazie a Enrico per averci onorato della sua presenza qui oggi e per essere stato il valore aggiunto in questa giornata e soprattutto per l'intervento meticoloso e accurato ed esaustivo. Grazie. Allora, ora farei venire qui Luca Zarra che ci intratterrà con una poesia. Per tutti, credo che sia un po' stato. Salve. Questa è una poesia che scrissi qualche tempo fa. Massimo, gli uccelli, osserva le lucciole e una mattina invece osservai le farfalle, una mattina presto. Questo è un inno alla vita, alla gioia. Ed è così. Nel verde campo ci sono i fiori e tante farfalle di vari colori, sono belle, allegre e fantasiose, e giocando diventano contagiose. Il venticello le accompagna in un'allegra festa di campagna, volano a destra, volano a manca, di vivacità e di gioia mai si stanca, quasi mai loro si posano e le ali mai riposano, e se di danzare non hanno più voglia, fanno l'amore foglia per foglia. Non contemplano la morte, ma che importa? Si godono il momento e al di là di ogni cosa il tempo non si ferma. E in effetti le farfalle hanno un brevissimo tempo di vita e quindi vivono questi momenti di felicità molto belli. Grazie.